tasting, scenografie floreali, DJ set e uno spazio dedicato all'astrologia. Il caffè ha curato ogni minimo dettaglio per l'evento esclusivo organizzato per celebrare il secondo anniversario del suo flagship store Illy Monte Napoleone, riaperto 2 anni fa dopo il progetto di restyling firmato dallo studio ACPV Architects, Antonio Citterio e Patricia Viel. Illy Monte Napoleone ha sede al civico 19 della celebre via dello shopping milanese, nell'elegante cortile di un edificio d'epoca. Proprio in questo incantevole luogo gli ospiti hanno vissuto in prima persona l'universo Illy in un percorso immersivo che li ha piacevolmente intrattenuti durante tutta la serata. Abbiamo iniziato un'idea di flagship di Illy nel mondo. E questo potrebbe essere uno dei primi esempi, molto milanese perché ha questo cortile interno e soprattutto ha queste stanze da caffè, tipo caffè culturale, cioè l'idea è che le persone possono trovarsi e leggere anche un libro in queste stanze. Questo mi sembrava molto interessante proprio come idea di un caffè che crea questa qualità di ambiente. Il flagship in via Monte Napoleone, nel cuore del quadrilatero, è stato aperto nel 2017. Con il restyling 2 anni fa è diventato un luogo ancora più accogliente e innovativo, in cui poter ampliare l'offerta di Illy Caffè dedicata a una clientela molto selettiva e sofisticata. Questo luogo rappresenta la sintesi perfetta del posizionamento di brand della nostra strategia retail. Illy è, senza alcun dubbio, l'uno dei pochissimi brand caffè luxury al mondo e quindi ha scelto come casa propria Monte Napoleone, che rappresenta in Italia, in Europa e nel mondo la sintesi del lusso e del posizionamento high-end. Protagonista della serata, Illetta, la nuova macchina da caffè lanciata a gennaio. Illetta rappresenta la nostra idea di qualità, sostenibilità e innovazione. Una macchina assolutamente innovativa che fa della qualità in tazza unita alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, la sintesi perfetta che si avvicina a quelli che sono i valori della marca: qualità, sostenibilità e innovazione.